Come faccio a sapere se sto pronunciando bene la R? Iscriviti al canale, questo ti aiuterà a correggere la tua R moscia. Se stai provando a correggere da solo o da sola la tua R moscia senza l'aiuto di uno specialista, che so, un logopedista o un attore molto esperto, potresti arrivare a un certo punto in cui la tua R cambia leggermente il suo suono. A questo punto ti chiederai: ma sarà giusta questa R? Mi sono trovato nella tua identica situazione un po' di anni or sono. Il dubbio della sonorità non si pone perché anche in coloro che pronunciano la R in modo sbagliato, normalmente le corde vocali si attivano. Il problema piuttosto sta nella vibrazione della lingua. Magari senti vibrare, ma non sai se stai vibrando nel punto giusto. E siccome ancora non hai quella consapevolezza nella lingua che ti permette di avere certezze, rischi di andare fuori strada. Meglio evitare. Beh, è il tuo giorno fortunato. Sono qui apposta per aiutarti. Ti darò uno strumento molto efficace per capire se la tua lingua sta vibrando nel punto giusto. Prendi il tuo smartphone e appoggialo su una superficie stabile. Non tenerlo in mano, deve essere perfettamente fermo. Sopra un tavolo andrà benissimo. Evita qualsiasi contatto del tuo corpo con la superficie dove appoggerai lo smartphone. Stai con i tuoi occhi ad una distanza di circa 25 cm dallo schermo. Una spanna più o meno. Ovviamente lo schermo dovrà essere acceso. Un'immagine, un testo, quello che preferisci, ma più alto il contrasto, meglio è. Fissa un punto preciso sullo schermo, prendi un bel respiro e butta fuori la R più potente che puoi. Se vedi l'immagine traballare, beh, probabilmente la vibrazione della tua lingua è quella giusta per la produzione della R. Complimenti. Il motivo è presto spiegato. Se la tua lingua impatta rapidamente, molto rapidamente contro gli alveoli e quindi se stai impostando la giusta vibrazione della lingua per la produzione della R, beh, questa vibrazione si trasmette a tutto il tuo cranio. Non è l'immagine che vibra. Sei tu? Se invece la tua lingua vibra nella parte posteriore e quindi produce una R ovulare alla francese, così. Le scritte non vibreranno perché il palato dietro è molle ed infatti si chiama palato molle e trasmette molto meno le vibrazioni al resto del cranio. Mi dispiace, ci devi riprovare. Ah, non è davvero il caso. Lavoraci ancora un po', sono sicuro che ce la farai. Tutto chiaro? Se hai qualche domanda, scrivila nei commenti e sappi che se vuoi ti puoi liberare della tua R moscia nel giro di qualche settimana. Sul mio canale trovi tutti i video che ti spiegano come fare. E se vuoi una consulenza personalizzata, tutti i riferimenti sono sul sito web. Ti sono vicino perché anche io in passato ho avuto problemi di R moscia e so cosa vuol dire mettere mano alla cosa. Coraggio. Ah! Non fare finta di niente, sai? Iscriviti al canale. Stai con i tuoi occhi ad una distanza di circa... Hanno ammazzato... Devono averlo ucciso, cacchio. Cioè, è morto. Te si chiama palato molle e quindi trasmette... Trasmette maledizione, trombini. Dove l'hai imparata, cacchio? Dove l'hai imparata? A Brescia.